In un'era di catastrofi ambientali, quanti sprechi nella nostra civiltà. Il petrolio già scarseggia, anche l'acqua finirà, e trabocca di rifiuti la città. Serve un piano per difendere il pianeta, che trasformi l'immondizia in capitale, ma che tolga l'immondizia dalla nostra capitale, dando in pasto tutto quanto ad un maiale. Bravo, bravo, bravo! La soluzione all'inquinamento è mettere un maiale in ogni appartamento. La sera, finito carosello, buttare il pattume in pasto al tuo porcello. Poi sarà a casa a fargli compagnia, o puoi portarlo a spasso il sabato all'IKEA. È dolce, peloso, non fa lo schizzinoso, e non ti stressa quando è in sovrappeso. Ma soprattutto puoi sfruttarlo tutto, partendo dalla coscia, che è un ottimo prosciutto. Oppure la classica grigliata, con lardo, costine, pancetta affumicata. Come dimenticare il capocollo, la lonza col filetto, bracciole e culatello. E ancora salame, salsicce soppressata. Ma c'è una cosa ancor più prelibata. Ah sì? E cos'è? E cos'è? È la coppa di testa! Che scatena la festa, perché dentro si pesta tutto quello che resta, per qualcuno è digesta, per altri conquista. Ma non è la risposta, e comincia la lista! Le spezie, gli odori, la testa, spolpo, il muso, la lingua, la carne delle ossa, le orecchie, la coda, i pezzi di cotenna, il naso, i nervi, i resti di carcassa, per qualcuno indigesta, per altri conquista. Ma non è la risposta, e si allunga la lista! Le spezie, gli odori, la testa, spolpo, il muso, la lingua, la carne delle ossa, le orecchie, la coda, i pezzi di cotenna, il naso, i nervi, i resti di carcassa, lo strutto, Brunetta, il ponte sullo stretto, Lippi, Cassano, il lodo, Alfano, Osama, Obama, il gatto di Bigazzi. Se qualcuno protesta, di certo è un comunista, il gendarme lo pesta. E l'Italia se ne sta.